Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dalle caselle che vivono la loro seconda partita, questa struttura che è stata riaperta, soprattutto il campo in erba naturale che è stato chiuso, possiamo dire anche al pubblico, diverso tempo, e adesso da due partite è la formazione dell'Under 13 Amaranto che gioca su questo campo e che oggi affronta il derby con il Pisa, che è allenato da Giacomo Gorgoni, Pisa allenato da Michele Catarsi. Spieghiamo subito, visto che è la prima volta che seguiamo in questa stagione questo campionato, si giocano tre tempi da 20 minuti, dopodiché magari 9 contro 9, il risultato di ogni tempo darà un punto alla squadra vincitrice, quindi il risultato finale sarà la somma dei punti. Poi ci sarà la prova di abilità tecnica prima del primo tempo e prima del secondo con gli shootout, e dunque di conseguenza ci sarà il risultato finale. Vedete che sarà anche assegnato. Vediamo l'Arezzo che è partito, vediamo, c'è il gol da parte di Vivoli e poi gol anche dall'altra parte, quindi siamo 1-1. Secondo tentativo per l'Arezzo con Farzetti, conclusione, palla che finisce dentro, e poi c'è anche il gol dall'altra parte di Macchi. Siamo 2-2. Terzo tentativo, Verni per l'Arezzo, Verni scavalca il portiere e c'è il gol, 3-2, mentre dall'altra parte Pisa non è riuscito a segnare con Silvestri. 3-2 Arezzo con Meoni, gol di Meoni, 4-2, 4-3, perché poi ha segnato anche il Pisa nello shootout dall'altra parte, gol Andreini. L'Arezzo adesso con Verdini, gol, mentre il Pisa non è riuscito a segnare. Arezzo che è in vantaggio di 2 gol, adesso è partito Ferretti, fuori, vediamo se il Pisa accorcia. E riesce a accorciare, quindi un gol di vantaggio per l'Arezzo, che ora ci prova con Fucci, il capitano. Fucci, gol, mentre dall'altra parte Galli ha messo dentro. Vediamo l'arbitro che è stato richiamato nella metà campo dove il Pisa stava battendo gli shootout. Questo è da ripetere probabilmente, esatto, partito Meoni mentre per l'Arezzo Lazzari. Meoni è stato parato il suo tentativo dal portiere Sacchetti, c'è un po' di confusione. Vediamo che deve ripartire anche la corsa di Lazzari. Dall'altra parte parte Celli per il Pisa, parata da parte di Sacchetti, Lazzari scavalca il portiere e gol per l'Arezzo. Si proseguono mentre il Pisa ha terminato gli shootout, Arezzo che deve andare a battere col portiere Sacchetti. Anche i portieri devono partecipare agli shootout. Parte il portiere Sacchetti contro Minichini, che riesce a opporsi. E adesso sarà proprio Minichini a battere lo shootout dall'altra parte. Anzi, si rimane lì con il portiere Sacchetti, che adesso ha preso posto. Partito Minichini, sfida tre portieri. La vince il portiere del Pisa, mettendo dentro. Dunque si chiude questa prima manche di shootout, vantaggio Arezzo, rimessa di Verni, laterale lo spunto di Ferretti, parte il cross, c'è una deviazione, Lazzari che insegue il pallone, messo fuori, Lioci,
poi esce con lo spunto buono Ferretti, grande azione Lazzari, controllo Lazzari, destro, la grandissima parata di Menichini, la Lachezza un passo dal vantaggio con Lazzari, non è finita, Meoni, tentativo di Galli in fase difensiva che poi subisce il fallo. Verni rischia, Macchi è riuscito a anticiparlo, Verni non ce l'ha più fatta, allora ancora Macchi, intervento, calcio di rigore, intervento di Ferretti sullo scatenato Macchi che ormai era partito in area di rigore e allora il Pisa avrà la possibilità di battere il calcio di rigore, speriamo che non sia nulla di preoccupante per il 7 del Pisa, sicuramente un intervento doloroso, vediamo, tutto pronto, pronto anche Piazza, suoni in corsa, il sinistro, rete, Piazza, porta in vantaggio il Pisa, ha trovato l'angolo alto alla sinistra del portiere Sacchetti e dunque il Pisa va sull'1-0 con Piazza al 13°. Seconda sessione di shootout, adesso coinvolgerà anche i giocatori che non hanno partecipato al primo tempo. Si parte, sono cambiati anche i portieri, ci sono Rossi da una parte, Lucarini è partito per Arezzo, Sonnati, gol e gol del Pisa anche con Stroppiana, quindi 1-1 in questa seconda sessione. Dall'altra parte Farsetti segna e Silvestri anche, scavalcando il portiere Rossi, e siamo allora 2-2. Terza prova con Adis per l'Arezzo, Adis riesce a scavalcare, a segnare, vediamo Macchi anche, 3-3. Pinsuti per l'Arezzo e Piazza per il Pisa, Pinsuti, gol, e invece c'è la parata di Rossi su Piazza e quindi è 4-3. Partito Pierozzi, dall'altra parte Andreini, Pierozzi gol e anche bello il gol di Andreini e siamo allora 5-4. Verdini per l'Arezzo, Lioci per il Pisa, Verdini la parata e il Pisa riesce a segnare con Lioci, e gran gol di Lioci, bellissimo, un cucchiaio. 5 pari, vediamo un po' cosa, gol intanto da parte del Pisa con Rizza e c'è un'altra parata questa volta su Gialli per l'Arezzo e il Pisa dunque avanti adesso, Gori, un'altra parata e sbaglia però anche Garibaldi per il Pisa, bravo Filippo, quindi siamo 6-5 per il Pisa, ma manca lo shootout dei portieri. Quindi parte il portiere del Pisa, Lucarini, e scavalca il portiere, ma non riesce poi a trovare lo spazio per la battuta. È stato bravo Rossi a chiuderglielo. E adesso Rossi potrebbe pareggiare questa serie. Partito Rossi pallonetto, è riuscito a toccarla, allora il Pisa vince 6-5 questa serie, ma probabilmente per la precedente serie è l'Arezzo che prende il punto, visto che l'Arezzo aveva vinto con più gol la serie precedente, quindi il punto va all'Arezzo. Per quanto riguarda gli shootout, ricordiamo, questo punto viene poi aggiunto a quello dell'esito di ogni tempo, quindi saremo sull'1-1 insomma, in questo momento con il Pisa che ha vinto il primo tempo, poi l'Arezzo ha vinto gli shootout e adesso ci sarà il secondo tempo. Palla che arriva e trova il gol, gran gol qui, questa punizione a scendere
Il Pisa trova una bellissima realizzazione con questo calcio di punizione davvero bello da parte di Silvestri, con il pallone che è sceso all'improvviso, davvero un gran gol questo di Silvestri, e il Pisa dunque dopo un minuto e mezzo è in vantaggio anche in questo secondo tempo. Recupero di Stroppiana, Liocci, Gialli prova a portargli via il pallone che sta andando fuori, Liocci lo tiene in campo, all'indietro arriva Gialli, rimpallo Verdini, gran controllo di Verdini, poi conclusione a scendere, un gol fantastico da parte di Verdini, un gol fantastico, e l'Arezzo trova così con questo super gol di Verdini l'1-1, ha visto che c'era la possibilità di concludere e ha fatto partire davvero una grandissima conclusione, e dunque Verdini realizza davvero un gol magnifico per l'1-1. La palla passa verso Pinsuti, Pinsuti riesce a smarcare Gialli, nella rigore Gialli la mette in mezzo, palo, è diventato un tiro, palo, Pinsuti ancora a cercare Gialli. Verso Lazzeri, c'è Vivoli che la tiene in campo lanciando verso Fucci. Macchi col sinistro, attenzione al lancio che sembra buono per Cresci, Cresci, c'è il portiere Sacchetti, Cresci! Il gol del 2-1, Pisa dell'1-0, pardon. Il Pisa passa in vantaggio e qui un po' un pasticcio dell'Arezzo. Malinteso qui tra il portiere Sacchetti e i suoi compagni, e alla fine ne ha approfittato Cresci. Va Ferretti a cercare la porta e la palla che la scavalca di pochissimo su questa traiettoria a scendere di Ferretti. Pisa dunque vince nel complesso finale 3-2, ha vinto il primo e il terzo tempo 1-0, il secondo era finito 1-1 con gol amaranto di Verdini, gli shootout l'aveva vinti l'Arezzo, quindi 2 punti per l'Arezzo e 3 punti per il Pisa, quindi 3-2 il risultato finale in favore del Pisa sull'Arezzo, che ha giocato un'ottima partita, avrebbe meritato di più, diciamo anche sfortunato in questo terzo tempo il palo, poi altre situazioni anche nelle sfide precedenti che non sono state concretizzate, in questa sfida ha pesato un po' anche, appunto, come dicevamo, l'indecisione in occasione del gol di Cresci. In questo terzo tempo vince dunque il Pisa 3-2 in questa sfida under 13. Adesso andiamo a sentire l'allenatore dell'Arezzo, Giacomo Gorgoni. Direi un'ottima prova comunque della tua squadra. Sì, una buona prestazione, però alla fine non siamo riusciti a portare i 3 punti a casa, e peccato, hanno dato tutto quello che avevano, ma non siamo stati anche molto fortunati, e c'è poco da dire, il campo ha parlato in modo chiaro e usciamo sconfitti. Creato diverse situazioni, no? Che potevano finire in un altro modo, no? Il palo e altri. Bene nello sviluppo e peccato nella fase di finalizzazione, che non siamo mai riusciti a concretizzare le azioni, che effettivamente si sono state tante, però non siamo stati in grado di metterla dentro. Peccato perché il gol del terzo tempo è evitabile. Diciamo. Il gol sì, è nato da un infortunio nostro, peccato che prendiamo 3 reti su 3 non tiri e niente da dire, ci alleneremo di più la prossima volta, alleneremo di più in questa settimana per migliorarsi e cercare di fare meglio. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.